Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Katie, che mi chiede di parlare del film del 1992 neozelandese del grandissimo Peter Jackson, Splatters gli schizza cervelli da noi, ovvero Brain Dead, uscito dopo il grande successo di Beta Test a livello di indipendenza, poi ha fatto quella meraviglia di Meet the Feebles che da noi è ancora inedito ed è una vera vergogna, con appunto dei pupazzi più volgari e violenti dell'universo, e poi uscì questo Brain Dead praticamente che lo lanciò in tutto il mondo un'altra volta come regista più sanguinario dell'universo, perché in questo film sono stati usati più litri di sangue che in qualsiasi altro film al mondo. Allora, Peter Jackson, la storia è ambientata nel 1957, uno scienziato praticamente scopre questa scimmia particolare che sembrerebbe scomparsa da millenni di anni, lo scienziato muore e cosa succede? Questa scimmia va a finire dentro uno zoo. Noi poi facciamo la conoscenza di Lioness Cosgrove, che vive con la madre, succube della madre, è uno di 30 anni che non riesce assolutamente a uscire da questo rapporto materno, che si innamora di questa pachita, e la madre questo non riesce a sopportarli, quindi li segue sempre. Una volta sono allo zoo e la madre viene morsa appunto da questa specie di ratto scimmia, come viene chiamato nel film. E cosa succede? La nostra piano piano si trasforma e diventa uno zombie, e piano piano diventano zombie tutti quelli che hanno a che fare con lei, che vengono morsi e cazzi e mazzi. Il nostro quindi dovrà a un certo punto tenere a bada tutti gli zombie che a casa fino al massacro finale, in un certo senso veramente clamoroso per un film. È stupendo, una di quelle commedie horror che spaccano di brutto, che sono violentissime. Guardate la versione unrated da 1 ora e 45, perché è veramente incredibile. E movimenti di macchina bellissimi, che prendono ispirazione chiaramente da un certo tipo di nuova Hollywood, ma anche da tanto cinema italiano come Fulci e via dicendo, ma anche da tantissimo Sam Raimi, che probabilmente è il principale diciamo così indicato da un tipo di regia del genere, con una serie di personaggi, uno più ganzo dell'altro. Piano piano il nostro dopo un inizio geniale appunto in Africa, dove lui deve tagliare le braccia, deve tagliare quello perché viene morso anche lui dalla scimmia, poi si passa ai nostri tempi e questo rapporto appunto madre figlia è clamoroso, e in tutto questo poi appunto l'amore risveglia in lui un certo tipo di passione. Poi è un film completamente fuori dagli schemi, gli zombie li mette tutti al tavolino e li fa mangiare, con quelle si trapassa il cervello nelle zone in quella cosa disgustosa, che poi anche quella quando praticamente questi amici diciamo così vanno a mangiare a casa di loro e questo zombie praticamente li perde pustole di roba, la mamma in tutti i piatti, e loro continuano a mangiare dicendo che è veramente buona. Altra scena terribile quando trombano, gli zombie sono fantastici, e in più nasce il bambino zombie che è geniale nella scena del parco, che praticamente lui lo prende ammazzate davanti a tutti, uno gli urla vai avanti Erode. Certo, la versione in originale è meglio, perché vengono evitate alcune battute del cazzo che in Italia vengono messe per ammorbidire evidentemente la violenza totale del film, che quando lui prende diciamo il tosaerba e inizia a ammazzare decine di persone facendo volare pezzi da tutte le parti, seppur cartonesco in un certo senso è riportante Ash, però porca miseria è di una violenza totale. E più c'è una critica comunque a un certo tipo di società, un'altra volta borghese, che sta chiusa in se stessa e non vuole aprirsi. Lo zio, l'infamone, veramente fantastico quando con le accette ammazza tutto quello che cammina, così come sono geniali praticamente tutti i personaggi di contorno che arriveranno sempre di più, il ninja di Dio, il prete insomma, che va a combattere contro gli zombie e che poi viene morso, è veramente geniale per un film totalmente anarchico, totalmente schizzato, che ha dalla sua una voglia incredibile però di raccontare un certo tipo di rapporto madre figlia, di raccontare un certo tipo di società anni 50 ancora razzista, attaccata a delle determinate cose che ormai sembrano giustamente superate, per un film per me però che è una bomba, e che poi porterà ancora dopo al capolavoro di Jackson, ovvero Creatore del Cielo, che poi lo porterà sospesi nel tempo e la carriera che tutti conosciamo col Signore degli Anelli e via dicendo. Ma qui c'era un Peter Jackson freschissimo, ripeto, con questi steadicam, con questi movimenti di macchina schizzati, con quest'idea appunto di una costruzione scenografica degli anni 50 perfetta, con un gruppo di attori bomba, tutti a me sconosciuti ma uno più bravo dell'altro, per una fotografia azzeccatissima di Murray Mile che fa un grandissimo lavoro, con un montaggio perfetto di Jamie Selkirk, che è una colonna sonora che funziona, di Peter Dasende e gli effetti speciali degli zombie, tutto è tutto analogico, è tutto fatto di strappamenti, teste, c'è una violenza incredibile, facce aperte, bambini zombie come ho detto volgarissimi, per un film totalmente incomprensibile probabilmente alla maggior parte degli amanti del cinema che non amano queste commedie horror grottesche e surreali, che sono un racconto però totale insomma di un certo tipo di ambiente, di un certo tipo di società che viene appunto messa alla berlina da un certo tipo di cinema, che è veramente una bomba. Peter Jackson dimostrava già di avere tutte le abilità tecniche per poter eseguire qualunque tipo di movimento di macchina, e di qui in poi infatti la sua carriera andrà sempre più in alto, nonostante questo film da noi l'abbiamo chiamato Splatters, quando il titolo originale Brain Dead era perfetto. Comunque il link lo metto qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in giro per l'Italia, ripeto qui sotto c'è il mi piace, la campanella, fate tutto questo perché fa contento Frusciante tanto è gratuito, e poi questo Splatters gli schizza cervelli, uno di quei film che ho sempre adorato e continuerò ad adorare per la loro follia, per la loro tecnica, per cosa raccontano e per come lo raccontano, uno dei film più divertenti e violenti che abbia mai visto.
visto, basterebbe questo.